Un video, due video, tre video. Quanti ne dobbiamo fare? Tu non mi hai mai invitato sul tuo canale, però. E di che cazzo devo Guarda che io parlare? sono. Parliamo di finanza, di mercati. Non Magari so un con cazzo, però magari qualcosa te la tuo sparo. fratello, magari. Montana! Ehi. Tu dici che io non guardo i tuoi video? Perché siamo qua? Io in Perché realtà tu volevo vai. mangiarmi un bel McFlurry, Perché adesso è invece. uscito il McFlurry quello al pistacchio. E quindi tu volevi fare la reaction al McFlurry al Sì, così tu ti pistacchio. guardavi anche la due. Aggiungiamo, sta giocando Sassuolo-Juve, io per registrare sto video mi sto perdendo la Juve. Sua scelta, perché io tu siamo nel telefono. E niente, si è preso male per sta cosa del McFlurry. Allora. Ma boh, ma lo prova Ciccio Gamer. No, Giovanni Fois, mi Giovanni Fois, lasciamolo fare a loro, dai. va bene, dai, facciamo. Che succede in zona? La parte 3 l'ho già registrata, da solo. L'ho registrata tipo 2 mesi fa. Tu pensa che anch'io una volta ho registrato un episodio di un format che hanno corso e ero convintissimo che era l'episodio 14 invece era il 15. Ero convintissimo, episodio 14, episodio 10 volte avevo detto. Siamo qui con Luca Mazza, tuo canale dove tratti argomenti di trading, finanza, corsi di Corso gratuito? corso gratuito di trading online, Esatto. finanza personale, Online, sì. gestire i risparmi, gestire il tempo, Sì, un po' che bellissimi riguardano video. quella sfera, certo. Vabbè, la notizia penso che del giorno, neanche senza aprire il giornalino, sarà il corto di Ieri mattina sono uscito in centro a bere un caffè e ieri. C'era un po' c'era. casino. Sì. Tra l'altro c'era in centro, ieri mattina, sabato mattina, davanti alla chiesa, ho visto il sindaco lì con i microfoni. C'era lì 15 persone, 20 persone che probabilmente erano persone del suo partito ad ascoltarlo. Ok, fai l'evento sabato mattina, così sembra che c'hai affluenza, ma c'è, era gente che era andata a far colazione in No, centro. aveva Fallo avanzato. domenica mattina a sto punto, così c'è ancora più Magari non l'aveva bordello. organizzato neanche. Boh. Saronno, dai. Questo format che succede in zona. Andiamo a leggere gli articoli di giornale delle notizie che sono successe a Saronno, in Vedi? zona, nelle città limitrofe, e commentiamo. In centinaia in piazza per chiedere di salvare l'ospedale di Saronno. L'ospedale di Saronno è un argomento. A me è capitato ultimamente di andare in ospedale perché mi ero tagliato alla mano. Ed effettivamente, reparti chiusi, poco personale, Decadente. mancanza di professionisti. Sono andato lì, mi ha mandato a busto per fare una visita di qua, di là. È un ospedale che comunque serve perché poi in zona più vicino penso che sia. Garbagnate e Legnano, che comunque 7-8 km, Sì. comunque si parlava di lasciare anche solo il pronto soccorso, la minima decenza. Andiamo a ragionare, Saronno come una città importante, non si può prescindere da un ospedale che funziona. Un ospedale che serve, E poi cioè. vogliamo ragionare, Saronno come città satellite di Milano, Varese, Como, perché comunque il triangolo è quello, siamo in Sì. mezzo. Saranno collega tutto, cioè tu vai in stazione Saranno, vai a Monza, Milano, a Ovunque, ovunque, ci Malpensa, a sono 10 Varese, a binari. Como, ai boschetti della droga di Alboraghe. Sono arrivati da tutto il territorio e circostanze. Al terzo video non sono più fresco, la sento la pressione. Ovviamente in tantissimi da Saronno. Anche dai comuni del Varesotto, del Comasco, appunto, come Beh, del Comasco, Milanese, Monza Rovella, Rovella, e Brianza. Già Caronno mi sembra che è provincia di Milano. Sì, Milano. Vedono nell'ospedale saronnese un punto di allora, che Mazzate. lo vedano come punto di riferimento, idealmente, perché. C'è un po' più di gente allora. Come l'hai descritto tu, sembrava Sì, no, io parlavo nella piazza. di basket, Saronno in festa, La presente. Z pneumatica sbanca 89-76 il campo di Cermenate. Conquista la promozione in Serie B interregionale. Si guarda solo il calcio, però. Lo sai, per esempio, che il softball femminile di Sì, Saronno, è bella. ma oltre ai campioni italiani, ha vinto la Coppa delle Coppe. Penso che in Italia sia in ordine calcio, pallavolo, basket. Un gap enorme fra il calcio e tutto il Beh, il resto. calcio, gente che ci vive proprio. Quindi niente, facciamo complimenti alla squadra di basket. Ti ricordi, Sì. dottor Angelo della Morte, Cazzaniga? No, a Cazzaniga. quanto pare. Annullata la condanna. Rinvio per uno degli omicidi dei quali era Esatto. stato accusato. Ha fatto Sconvolgente, bello ha scalpore. fatto una bella stronzata, Non è una che ti fa pensare cazzata. perché lui l'ha beccato, ma secondo me ci sono Cioè, tanti di. generalizzare per parlare male di una categoria che è sbagliato, No, ok? non sto Però, parlando di tutti i dottori, però sì. come in tutte le cose, sì, sicuramente la cosa che esce fuori magari ne Guarda, nasconde. la vedo un po' così scioccante come notizia. Questa è apparsa sui giornali. Ce n'è tante delle cose che fanno. Purtroppo è brutto da dire, però è così. Saronno, un successo con oltre 1200 presenze per l'Iftar curato dai giovani volontari del centro islamico. Cos'è l'Iftar Ovviamente. intanto? Ah, è quello del Ramadan. Interrompe l'ora di digiuno quotidiano durante il mese islamico del Sì, è il. Ramadan. Beh, Mi ricordo un articolo sempre no, del però lo dice, guarda, Saronno. 750 saronnesi. 3 o 4 giocatori del Milan erano venuti A a Saronno. Saronno a fare la preghiera. Una sera lì, Sì, Ballon vabbè, poi d'Or, sono vicini, forse. Li sì. vedo più attivi rispetto alla chiesa. Ah, beh, quello non lo so. No, vabbè, sicuramente no, perché comunque i credenti in Cristo sicuramente sono molti di più. In Però, Italia. ma anche a Saronno, penso. Sì, no, nel senso nel mondo.
sparando di saranno Lo spaccio, parlavamo prima dell'alberate smantellati smantellati due dove viva bivacchi. nell'Olgiatese. Finirà mai sta cosa dello spaccio? Squadre di softball. Parlavi prima? Super arbolate, ma sì, ma loro sono forti. Incendio. Ah, minchia, l'hai sentito dell'incendio quello che c'è stato a Lazzate? Dove è stato? Sì. Di fronte alla Pedavena, Era a gigantesco. A Cesate, Cesate, bravo. con le persone che seguo su Instagram aveva messo le storie Cerchiamo l'incendio lì, che aveva perché preso non, io non ho fuoco. capito per cosa. C'era un piromane. Sarà qualcuno dei boschetti con la bruciata. Cesate, incendio nelle Groane. Quello che si diceva un po' di tempo fa era il più grande giro di spaccio addirittura dall'Europa. Sono andati in fumo ben 15 ettari di bosco. Non è un incendio fatto a caso, è qualcuno che è picciato. Impiegati Veramente. 25 mezzi. Sì, perché poi loro cosa fanno? Questa è una cosa figa che ho visto anche nei film. Non vanno a spegnere l'incendio direttamente perché è una cosa impossibile. Va a disboscare intorno per cercare di non far continuare l'incendio, perché è impossibile quasi fermare un incendio in corsa. Quindi prevedono dove va il vento, vanno avanti tot. È figa sta roba. Dovessi spegnerlo direttamente, quanta acqua devi No, è sprecare? Quanto, tantissimo. cioè... Se dopo si espande, espande su quattro fronti. Va bene che segue il vento, il fuoco, però come non dovrebbe essere morto nessuno, a parte qualche penso spaccino all'interno del Parco delle Groane. Magari ne parlo neanche. Vabbè, che dire, io ti ringrazio per Grazie avermi a te. fatto perdere il primo tempo della Sì, lo Juve. prendo il mio McFlurry. Lo mangerai alla faccia mia. Sì, fammi anche la Mamma mia. foto, dopo la metti nel video. Sono uno di quelli nella trappola del Cazzo, allora ti devo pistacchio. far assaggiare una Crema Coca-Cola al che ha fatto il mio amico. pistacchio. Ah, un ragazzo che ha aperto un nuovo negozio sonno, quello del caldo, Come si chiama il non negozio? solo pane, fa tutta produzione sua, ha fatto la Columba il pistacchio strabuono, quindi iscrivetegli su Instagram e quant'altro, chiedetegli di farvela fare, anche se non è più Pasqua, ve la può fare lo stesso. No. E adesso vado a mangiare il mio McFlurry al pistacchio alla faccia tua. Lascio il suo canale sotto in Ma descrizione, qua da fortemente. qualche parte, vi lascio anche la sua intervista che ha fatto. E ti viene in mente qualche contenuto che io posso fare per il tuo Assaggiare il canale? Ma McFlurry. Ah, assaggiamo per il mio canale, non il sapevo. McFlurry Adesso sul tuo quando canale. finirò. Ci sentivamo quando siamo partiti, che eravamo a zero. Stiamo Eravamo facendo un video adesso che comunque sul 200 percorso. iscritti, tu ne hai quasi 400, Sì, credo. 360. E vediamo come andrà a finire Questa questa cosa, avventura. perché prima o poi finirà. Come finirà? Cioè, prima o poi dobbiamo morire, capito? Quindi a un certo Ah, punto ok. Allora finirà. dopo continuano ad andare avanti i video. Rimarranno lì. Rivoluzione, so, buttano giù tutti i server, tutto, non rimane più niente. Bisogna vedere. Dopo questa Ciao. grande cazzata. E culo, è finito, pezzo di merda, ti è andata bene.